Divini on air dallo studio 1 di Radio Icaro Rubicone. Assaggi divini che non è solamente on air, vero Michele? Assaggi divini non è solo on air, ma è anche sulla televisione. È la prima televisione on demand, perché su assaggidivini.it potete trovare tutte le puntate per argomento della nostra trasmissione, e in più è anche un contenitore di eventi. Noi nel nostro sito assaggidivini.it abbiamo anche una serie di tutti gli eventi che la Romagna ci lega, e anche fuori la Romagna. E potrete trovare un po' tutti i collegamenti che noi facciamo anche con i nostri ospiti. E gli approfondimenti delle materie ottenute all'interno di Assaggi Divini. Ospiti come quello che abbiamo proprio in questo momento in diretta telefonica con noi. E stiamo parlando del signor Walter Sovran, che è direttore della società agricola Panizzi. Salve signor Walter. Buonasera. Buonasera a lei. Intanto la ringraziamo per partecipare a questa puntata di Assaggi Divini. Con lei siamo qui per parlare di questo vitigno autoctono di cui voi siete, direi, una punta di diamante tra i produttori. Stiamo parlando della vernaccia di San Gimignano. Esatto, vitigno storico. È un vitigno storico. Ecco, proprio parlando di storico, ci vuole dare due cenni storici su questo vitigno? Beh, ci sono tracce di coltivazione del vitigno, di produzione del vino, che partono dal 1200. È uno dei vitigni, dei vini, più che dei vitigni, dei vini di cui c'è traccia storica scritta più antica tra quelli presenti in Italia. Quindi le prime tracce sono appunto nel 1200, quando a San Gimignano venivano pagate le gabelle per la produzione del vino. La cita Dante nella Divina Commedia e anche Michelangelo. Anche Michelangelo, ci sono riferimenti storici a partire dal 1200 in poi, ce ne sono tanti. Arriviamo addirittura nel 1600, in cui è citata, è esclusa da un concorso enologico alla corte di Francia, perché è ritenuto un vino talmente buono che per cui era una fuoriserie, che non poteva gareggiare con gli altri vini. Ecco, vogliamo parlare anche di questo territorio che si incontra nelle colline di San Gimignano. Che cosa incontriamo per chi non lo conoscesse? San Gimignano, la nota saliente è sicuramente il centro storico, con le torri che dominano tutta la campagna circostante. C'è questo colle che domina la Val d'Elsa e che è visibile arrivando da Firenze sulla superstrada verso Siena. A un certo punto si staglia all'orizzonte questo profilo, questa skyline della Manhattan del 1200, come è stata definita. Territorio collinare, assolutamente collinare, e con colline tutto sommato dolci. Ci sono colline un po' più ripide. Non ci dimentichiamo che siamo a ridosso con il territorio di Volterra, dove cominciano le zone con i calanchi, mentre dalla parte opposta comincia il territorio del Chianti Classico. Quindi è incasellata in quest'area San Gimignano. Come questo territorio va appunto a influenzare il vino, la vernaccia in particolare? La situazione climatica, intanto c'è una situazione pedologica molto particolare. È un'area caratterizzata da argille gialle e da sabbie, da tufo essenzialmente. Questo ha fatto sì che, non a caso, è un territorio da vini bianchi, no? È un terreno da vini bianchi. Non a caso San Gimignano è una sorta di enclave all'interno della Toscana, è l'unica zona storicamente evocata alla produzione di vini bianchi. La Toscana è una zona di forte produzione di vini rossi. San Gimignano stesso è un'area di produzione di vini rossi, però è l'unica area che storicamente ha sempre prodotto dei vini bianchi. Quindi c'è un terreno, la composizione del terreno, le argille gialle, il tufo, che sono particolarmente adatti alla coltivazione di questo vitigno. Poi c'è una questione climatica, che al di là di quella che è l'insolazione, la piovosità, che è comune più o meno al resto della Toscana, ma c'è una situazione legata alla ventilazione. I pomeriggi sono sempre molto ventilati, c'è il mare è a 40 km in linea d'aria, c'è una ventilazione molto particolare che rende particolarmente
adatta l'area alla coltivazione della vite. Ovviamente la vernaccia si è adattata in particolar modo in quest'area, tant'è che è praticamente coltivata solo a San Gimignano, e qui riesce a dare questi caratteri, quindi ciò che il vino è dovuto all'ambientazione, ovviamente all'opera dell'uomo, al clima, al terreno. E voi nell'azienda Panizzi come la traducete queste caratteristiche appunto del clima, appunto del terreno? Che cosa volete dare di più rispetto ad altri vini sempre di Vernazzi, San Gimignano? Cosa vi accomuna e che cosa vi differenzia? Rispetto agli ma io direi che la produzione di tutti i vini, no? All'interno di uno stesso territorio ci sono ovviamente le interpretazioni che sono dovute al connubio tra il terreno e le capacità e l'esperienza e la sensibilità della vinificazione che mette l'azienda, no? Quindi ogni azienda ha un'espressione di pari dignità rispetto alle altre. Quello che possiamo dire che facciamo noi, abbiamo, ma come fanno anche tanti altri, una cura molto particolare sul vigneto. Se c'è una cosa che forse ha contraddistinto l'azienda un pochino in anticipo rispetto ai tempi che poi sono arrivati anche con le altre aziende, è forse una particolare cura e attenzione alla qualità. E il fondatore Gianni Panizzi era una persona che era molto attenta, molto al bello, alla qualità, al buono, e lui ha cercato piantando i vigneti, organizzando la cantina, ha cercato proprio il suo imperativo essenziale, cioè quindi la qualità in primis, e senza coniugata obbligatoriamente anche con un'espressione del vitigno, cioè di cercare di dare espressione ad un vitigno senza doverlo snaturare, senza andare a cercare di fare una buona qualità utilizzando altri vitigni, utilizzando cose che non fossero espressione proprio del territorio. Ecco Walter, a me piacerebbe sapere anche la vostra interpretazione però della vernaccia. Io so che fate quattro versioni di questo vino, quindi come si differenziano tra di loro e che cosa possiamo trovare quando noi ci versiamo in un bicchiere questa vernaccia? Allora, bisogna fare un pochino, merita fare parlare dei vini ripercorrendo un pochino anche la storia dell'azienda. Allora, Gianni Panizzi acquista l'azienda nel 79, ma la prende così come una sorta di buon ritiro in Toscana. Comincia a fare un po' di vino per sé nella vigna che era presente in azienda, il primo vigneto. Comincia a fare del vino, ci prende gusto. Anzi, da quello che mi ha raccontato mi dice che i primi risultati sono stati pessimi. Che ha detto non è possibile, appunto, amante del bello e del buono, e ci si è impegnato, devo riuscire a farlo meglio. A furia di provare a farlo meglio ci si è talmente appassionato che nell'89 è uscito con il suo primo vino, la vernaccia, che è la vernaccia base, che è quella che bene o male hanno tutte quante le aziende, no? Cioè la tipologia, diciamo, elementare, base del vino. E nasce un vino in quegli anni che ha una connotazione di un vino più fresco, forse nell'89 c'erano ancora presenti delle forme di produzione un pochino antiquate, ma che oppure di produzione che cominciavano per cercare di migliorare la produzione, di annacquare il prodotto, di stravolgerlo essenzialmente. Gianni non ha fatto questo, ha cercato proprio di valorizzare il vitigno ed è riuscito a proporre questo vino, la base, diciamo. Con gli anni poi la ricerca, il provare a migliorare, è venuta a ruota pochi anni dopo subito la riserva. La riserva è l'anima, cioè è la massima espressione di quello che è la vernaccia. La vernaccia, anche se è consumata prevalentemente entro l'anno di vita, entro l'anno successivo alla vinificazione, in realtà è la massima espressione del vitigno, si comincia ad avere a distanza di un anno. È un vino che non vive
native di aromi primari derivati dall'uva, ma da aromi terziari che si formano durante l'invecchiamento. Per questo il vino è più buono a distanza di un anno dalla vendemmia, per questo la riserva, che deve invecchiare in cantina almeno un anno e deve fare un affinamento ulteriore anche di 4 mesi in bottiglia. Salutiamo Sara Tavares, con un pizzico di invidia rispetto a quello che la abbracciava ballando con lei a Vinghiata. Michele, complimenti, ci hai trovato un altro bel brano musicale. No, queste le canzoni che girano a casa mia, semplicemente. Confermo. Queste sono le cose che girano a casa di Michele. Eravamo e siamo ancora in collegamento telefonico con Walter Sovran, direttore dell'azienda agricola Panizzi, della società agricola Panizzi. E stavamo parlando di Vernazza di San Gimignano. Walter! Eccomi! Ah, ecco, c'è ancora, benissimo. C'è Gianluca che aveva una domanda per te. Sì. Sì, buonasera. Solo una domanda: come fare a convincere un bevitore, diciamo, che non conosce la Vernaccia? Cioè, quale consiglio, ovvero quale sarebbe la parola che potrebbe colpire anche un appassionato che non capisce tanto di Vernaccia? Beh, questa è una domanda un po' cattiva. Avere la bacchetta magica. No, essenzialmente quello che potrebbe incuriosire, lo dico per esperienza, perché poi è la cosa, è di invitare a provare ad afferrare la differenza fra vino bianco, diciamo un fresco, fruttato, e quella che può essere la caratteristica invece della Vernaccia. Mi spiego: mentre un vino bianco generalmente fonde il suo equilibrio, io lo definisco orizzontale, cioè sull'acidità che attraversa la lingua e sulla parte posteriore del palato a formare una linea, e il vino bianco viene bilanciato sull'acidità. Per quanto riguarda la Vernaccia invece, l'equilibrio è di tipo verticale, perché è legato alla sapidità del vino, sì, che quindi si sviluppa lungo tutta la lingua. Ed è questa la differenza fondamentale, e ci vuole un po' di attenzione. La Vernaccia non è un vino urlato, non è un traminer che ti inebria con i profumi, non ha la freschezza di un Riesling, di un Sauvignon che ti colpisce subito. Un vino molto più silenzioso, molto più discreto, non ha i muscoli ma ha finezza, eleganza, e va cercata questa eleganza per poterlo apprezzare. Beh, quindi il vino. Potremmo quindi dire che la Vernaccia non è un vino quindi per tutti, ma è un vino per chi vuol bere particolare, vuol bere bene, no? Ma assolutamente sì, ma poi lo è anche per tutti, cioè nel senso che non è poi così difficile. È un vino che richiede un po' di attenzione, questo sì, ma non è un vino difficile. Questo non è necessario essere dei grandi degustatori, però un po' di attenzione, questo sì lo richiede. Richiede che attenzione è come avere a che fare con una bella donna, voleva dire, sì, con una bella donna, sì, sempre una donna, ormai consumata, ormai sono dappertutto, come il cane in chiesa, la donna sempre nel mezzo. Ma in Europa o anche fuori, all'estero, come è riconosciuto questo vino? Non è molto conosciuto. Purtroppo non è molto conosciuto. È un vino che poi rappresenta poi un luogo di cui se ne parla, come appunto da dove risiede, insomma, un vino storico, un vino dove una città molto storica, molto bella, famosa Manhattan del 1200. E su questa cosa non è. In America, penso che fosse un vino conosciuto e apprezzato specialmente in America. No, allora, che è apprezzato, sì, è apprezzato in America. Io sono reduce, sono stato di recente a New York. Il problema lì piuttosto è le dimensioni, cioè San Gimignano con la Vernaccia produce 5 milioni di bottiglie. Rispetto alla produzione mondiale è esattamente zero contro 100. E arrivare a New York, solo a New York, 12 milioni di abitanti, e se dovessimo vendere a tutti New York non basterebbe, cioè,
non riescono a bere neanche una bottiglia a testa. Sì, quindi, sì, sì, sì. Poi in realtà poi proprio nell'occasione di questo viaggio c'era stato fatto un banco d'assaggio con diverse aziende e con un operatore del settore. Beh, l'interesse è stato fortissimo, cioè, ci sono chi non la conosceva, chi la conosceva ovviamente ha avuto solamente delle conferme, ma chi non la conosceva diceva beh, è una grande novità, siamo stufi di bere i soliti Chardonnay e questo è un altro modo di bere, è una capacità di abbinarsi al cibo. Ecco, questa è una gran caratteristica. Ecco, è qui che volevamo arrivare. Qual è l'abbinamento perfetto e qual è l'abbinamento che voi apprezzate di più? Che voi apprezzate di più, che i San Gimignanesi, non so se vi chiamate così. San Gimignanesi. Ecco, il San Gimignanese, qual è l'abbinamento? Qual è il cibo che abitualmente viene consumato con questo vino? Allora, storicamente è vino bianco, ma è abbinato alla cucina di terra, non alla cucina di mare. Il mare è lontano, cioè 40 chilometri, sì. Non sì, è lontanissimo, ma non è qui. Viene sette prima di arrivarci. Sì, lo fermano prima. Esatto. Allora, c'è una ricetta che è famosa ed è spesso citata in abbinamento alla vernaccia, che è il coniglio alla vernaccia, il coniglio in umido cotto con la vernaccia. Parimenti c'è una ricetta, cioè perlomeno un piatto che è citato appunto nella Divina Commedia, in cui si parla delle anguille del lago di Bolsena cotte nella vernaccia, di cui era particolarmente ghiotto un papa che poi è finito appunto all'inferno nel girone dei golosi. Ma detto questo, che sono le cose più legate alla storia, l'abbinamento che ha come vino bianco alle carni bianche è straordinario, soprattutto con le carni di maiale, con l'arista ad esempio, si sposa in maniera splendida, e non so, osando anche su sapori un po' più forti, non necessariamente neutri. Beh, anche è un abbinamento un po' vegetariano, io ci provo ogni tanto a chiederlo. Col vegetariano? Sì, intendo. Sì, Michele mangia le erbe, basta. Da provare con la ribollita. Con la ribollita. E andrei, e lì è possibile poi giostrare o con la vernaccia dannata più fresca, oppure arrivare con le riserve basate molto, che quindi cui la sapidità e gli aromi terziari sono accentuati, che a seconda delle sfumature che vogliamo poi cercare nell'abbinamento possiamo giocare molto nell'abbinamento. Quindi un vino che ha tante valenze, no? Esiste anche una versione, volevo chiedere Gianluca, una versione passita di vernaccia, sicuramente sì. Non ho capito. Esiste una versione tendenzialmente tardiva o passita della vernaccia San Gimignano? No, non esiste. No? Non c'è, no. Esistono da disciplinare, ed è prevista la produzione del prodotto base oppure della riserva. Poi in realtà esistono le varie sperimentazioni fanno aziende che sono il vitigno, cioè il vitigno che diventa cru, la selezione che viene da quel vitigno, oppure delle prove anche di vinificazione. Nel caso nostro abbiamo un caso che è la Santa Margherita, che è l'uva che proviene da un unico vitigno, che è il vitigno storico da cui è nata l'azienda, e che viene affinato in barrica, anche quindi c'è anche questa piccola variante nella produzione del vino. Oppure l'altro, che è un vino che a me piace molto, estremamente interessante, che era proprio legato alle sperimentazioni che Gianni faceva, che è l'Evoè, che è una vernaccia che viene fatta quasi come se fosse un vino rosso, cioè viene, anziché fare la classica vinificazione in bianco, è macerato con le bucce, per molto quel caso tempo. Viene fermenta con le bucce. Macerazione più lunga, quindi. Molto più lunga. Cioè. Bene, Walter, io volevo fare una domanda per quello che riguarda poi l'azienda Panizzi. L'azienda Panizzi è distribuita qua in Romagna, se qualcuno volesse trovare le vostre bottiglie? Allora, noi siamo distribuiti in Romagna, non tantissimo, abbiamo un distributore a Bologna, non sono in grado di citarvi adesso il dove
possibile reperirle. Ah, comunque, sa cosa facciamo allora? Io adesso così lo prendo in castagna. Prossimamente io la chiamerò e così ci faremo mandare magari le bottiglie da Walter e noi le proveremo qua in azienda e magari le faremo provare a qualche distributore, così magari lo troveremo anche, glielo troveremo noi magari il distributore, così dice Michele. Perfetto, ci sto. Ah, lui ci sta. Quindi vai in giro a te, va benissimo. No, okay. No, va bene. Allora noi magari lo proviamo e vedremo. Ti ringrazio Walter di essere stato con noi e aver partecipato ad Assaggi Divini e ci ripromettiamo di trovarti più avanti con altri vini, specialmente San Gimignano. Ok, grazie mille Walter. Grazie a voi. Arrivederci. Ciao, Walter. Ciao, grazie.